Bene, grazie, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere vedere che l'Aula Magna è già così affollata e affollata di tanti operatori, rappresentanti di enti, di soggetti che operano nel mondo della cultura e dell'economia. Questo era il primo obiettivo, di darci un'occasione di incontro pubblico, aperto a tutti, per iniziare rapidamente, un percorso che, possa portare, i nostri territori a, rispondere all'avviso, della Regione sul distretto culturale voluto nella forma più partecipativa possibile, più inclusiva possibile, cercando di valorizzare, le tante cose che abbiamo e ci contraddistinguono. E, questo incontro è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità, di coloro che, interverranno, a cominciare dal Presidente, della Camera di, Commercio di Macerata, Giuliano Bianchi, che ha guardato con grande attenzione e interesse a questa iniziativa, a tal punto da voler essere con noi nella organizzazione. E poi ringrazio l'amico e collega Flavio Corradini, rettore dell'Università di Camerino, perché quello che noi facciamo, cerchiamo di farlo sempre in maniera coordinata, propositiva e coordinata, e l'amico Fabio Renzi, segretario generale di Simbola, la Fondazione per le Qualità Italiane, con il quale abbiamo avuto molti di noi occasioni negli ultimi mesi, da un po' di tempo in particolare, di confrontarci, di discutere su questi temi, e concluderà poi, concluderà i lavori. E lo ringrazio molto per la sua presenza stasera, l'assessore ai beni e alle attività culturali della Regione Marche, Pietro Marcolini. Naturalmente, prima delle conclusioni, apriremo appunto la discussione, e io per primo adesso mi sposto un attimo perché vorrei dire qualcosa supportato da alcune slide, quindi molto brevemente vorrei fare una piccola presentazione del contesto nel quale vorremmo inserire questo incontro di stasera, quindi, come si è detto, il punto di partenza, e in maniera particolare partire da quello che diceva adesso Stefania Monteverde, che cos'è questo avviso che nasce da un processo, da una costruzione a livello regionale, l'avviso pubblico della Regione Marche appunto per presentare progetti nell'ambito del cosiddetto distretto culturale evoluto, che ha avviato un percorso di riflessione, di elaborazioni, che non ha molti esempi in Italia, forse si dovrebbe dire che non ha proprio esempi in Italia. Quindi credo che sia davvero un segnale importante che viene dato nella nostra regione per appunto assumere il bando come uno stimolo ed un'opportunità per costruire, cito dal bando stesso, laboratori di idee progettuali e di prime sperimentazioni. Credo che una delle indicazioni che ci vengono da questa impostazione è quella di favorire un cambio di paradigma. Cioè la logica del distretto è messa al servizio dell'integrazione tra soggetti, beni e attività culturali e produttive per consolidare e rafforzare un modello di sviluppo trainato dalla cultura, anche con la creazione di nuove o più aggiornate professionalità. Quindi l'obiettivo di questo incontro è cercare di stimolare una discussione, idee e proposte
nella maniera, come dicevo, più aperta, pubblica e trasparente possibile, attraverso un metodo partecipativo ed orizzontale. Ecco, vorrei partire molto rapidamente da una, diciamo, un insieme di percezioni che io personalmente ho, ma credo che in parte molti di noi condividono. Partendo da questo titolo, chiamiamolo, di questo primo rapidissimo capitolo, tanti ingredienti, poche ricette. Io penso che esiste ancora uno scarto tra la ricchezza, la diversità, la qualità dello stock di beni e valori culturali posseduti e, dall'altra parte, alcune percezioni, alcune rappresentazioni del territorio su scala nazionale e internazionale, malgrado alcuni notevoli progressi compiuti in questa direzione. L'impressione è che c'è stata una crescita delle filiere, di alcune filiere in particolare, ma non sempre questo ha prodotto una rappresentazione complessiva, appunto, del tutto. Quindi questo forse ci dovrebbe far riflettere su alcuni elementi che sono particolarmente importanti quando parliamo di identificazione di territori, quindi di identificazione simbolica. Quindi la domanda è un po': che cosa ci rappresenta, quali valori vengono realmente percepiti? Perché, come è noto, la cosa che alla fine conta è la percezione. No, noi possiamo avere tante cose, essere consapevoli delle tante cose che abbiamo, ma poi il metro che diventa un po' il metro di giudizio è quello della percezione, della rappresentazione. Allora, un'altra domanda che pongo alla vostra attenzione è: come si può coniugare il patrimonio tradizionale con una dimensione più forte della contemporaneità? Eppure gli ingredienti non mancano: beni culturali, materiali e immateriali, paesaggio, arti, musica, spettacolo, editoria, alta formazione, filiere produttive, turismo, eccetera. Abbiamo sia la cultura struttura che la cultura evento. Siamo in un'università, il nostro è un territorio che ha due università, le Marche sono una regione certamente non sguarnita sotto questo aspetto. Abbiamo a Macerata una eccellente accademia di belle arti, ma nelle Marche abbiamo molte di queste esperienze, e così via. Abbiamo enti, istituzioni che fanno cultura a livello organico, strutturale, cioè che fanno questo per mestiere. E poi abbiamo tanta importante cultura evento, ma evento non nel senso dell'effimero, ma di cose che nel tempo sono state provate alla luce dell'esperienza, del successo, della rispondenza ai gusti di un pubblico, e sono cresciute nel corso del tempo. Perché allora siamo un po' sottorappresentati? Non abbiamo ancora trovato la ricetta giusta? Il distretto può essere una ricetta? Ecco, io direi che più che la ricetta, io vedo nel distretto culturale evoluto, e quindi nelle articolazioni che riusciremo a fare del distretto culturale, un metodo. Cioè ci può dare la possibilità di ragionare in termini nuovi di cultura-economia. In particolare ci chiede di avere una strategia per il futuro, cioè un'opzione strategica fondamentale. Richiede un metodo inclusivo per costruire un sistema territoriale integrato che individui, valorizzi, comunichi meglio le relazioni, il capitale territoriale, per rendere più efficace ed efficiente il rapporto cultura-economia, con l'obiettivo di produrre sviluppo e innovazione economica e sociale. È qualcosa che ci richiede più complementarietà strategica tra attori e settori diversi. E bisogna cercare di collegare e dare unitarietà a beni eterogenei per cogliere le relazioni sinergiche. Domanda, o comunque punto di partenza: come immaginare il territorio in questa direzione? Ecco, queste prime essenziali idee progettuali che io cerco di esporre oggi pomeriggio, stasera poi avremo ovviamente altri interventi,
scaturiscono appunto da riflessioni e opinioni scambiate con colleghi del mio mondo più ravvicinato, quindi colleghi dell'Università di Macerata, con il Presidente della Camera di Commercio, con Fabio Renzi, con alcuni, anzi direi parecchi amministratori pubblici, sia a livello di responsabilità regionale, provinciale, comuni, rappresentanti di enti e associazioni, e devo dire anche diverse occasioni di incontro con giovani imprenditori che sono in una fase di start-up, cioè che stanno iniziando attività imprenditoriale sulla frontiera economia-cultura. Quale ricetta allora? Ecco, noi pensiamo all'individuazione di uno o più catalizzatori distintivi di concentratori che consentano di creare una rete, un dispositivo di rete che unisca e scambi cultura ed economia. Ecco, una volta ho ascoltato un nostro collega, il professor Massimo Montella, che faceva questo esempio che riprendo perché mi sembra efficace. Io l'ho chiamato il paradigma della piramide di Pei. Come sapete tutti, il Louvre ha cambiato volto, no? Un grandissimo museo, un enorme contenitore di valori e di beni culturali tra virgolette tradizionali. Dopo il 1989, con la costruzione di questa famosa piramide in vetro di Minpei, che ha creato uno spazio nuovo, ha creato, destinato in prima battuta a livello funzionale all'accoglienza del pubblico, ma che ovviamente ha vari livelli di comunicazione. È una specie di aeroporto dove uno entra e può fare già delle esperienze, ma in linea di massima è qualcosa che viene inserito all'interno di un bene culturale tradizionale e però cambia di segno quel bene. Da allora in poi il Louvre è diventato un'altra cosa. Non solo è diventato più grande, ha prodotto un processo di accumulazione, eccetera, ma è proprio diventato per certi versi un'altra cosa. Allora, forse il nostro territorio, i nostri territori hanno bisogno di piccole piramide di Pei, cioè di catalizzatori. Esistono già? Io forse sì, ma forse bisogna anche guardare in modo nuovo ciò che abbiamo. La nostra piramide di Pei forse non è tanto un luogo nuovo, quanto piuttosto è, secondo me, un vedere con occhi nuovi. Ecco, provo a fare degli esempi che sono che noti a tutti e ovviamente li faccio per puro difetto e soffermandosi su delle cose che io conosco, ma la lista potrebbe essere lunghissima. Parto da un bene vicino a qui, lo Sferisterio, ma come non pensare a Casa Leopardi, a Recanati, la Santa Casa di Loreto, a Loreto, l'Abbadia di Fiastra, Ubisaglia, San Ginesio, Sarnano, eccetera, eccetera. Non vado avanti perché ognuno potrebbe ovviamente aggiungere delle cose. Allora, quando noi parliamo di cultura, a mio avviso, qui parliamo di cultura in senso antropologico, cioè di una dimensione collettiva della cultura, prossima al concetto di civiltà. E quindi consiste in tutto quel insieme di bisogni materiali e immateriali che una comunità ha avvertito nel corso dei secoli nel proprio ambiente di vita, e si riferisce alle risposte ai prodotti immateriali e materiali con cui li ha fronteggiati. Quindi cultura come identità, cioè la cultura è perciò l'identità di un luogo, di una gente, identità come fattore distintivo. Quindi io credo che quando noi parliamo di distretto culturale o di porzioni del distretto culturale dovremmo avere coscienza di questo. Quindi vedere i potenziali catalizzatori come fulcro di sistemi territoriali e della loro promozione. Facciamo un esempio, visto che stiamo a Macerata, mi verrebbe subito come primo esempio di catalizzatore distintivo lo Sferisterio. Lo Sferisterio è un bene materiale che produce valori immateriali e identità, rappresenta però anche altre identità territoriali
e contiene sia l'industria culturale che quella creativa. Non a caso oggi, quasi direi simbolicamente, contiene l'opera, cioè una delle sintesi più alte della cultura italiana, direi dell'essere italiani, con un autentico linguaggio universale, e contiene musicultura, cioè quell'esperienza sulla canzone popolare d'autore contemporanea che sappiamo quanta strada abbia fatto nel corso del tempo. Allora c'è un tema che è quello del riuso del capitale. Potrebbe lo Sferisterio diventare un luogo aperto tutto l'anno, con spazi per comunicare il distretto e consentire ai visitatori, cittadini e turisti, di fare esperienze? Visto che è una sintesi di arte, musica, rappresentazione, gioco, artigianato e industria, ogni palco non potrebbe contenere idealmente una cosa da conoscere, da fare, vedere, ascoltare, comprare, presente sul territorio, essere un luogo in sé ma anche un luogo vetrina per tutto il territorio. Ogni catalizzatore, io faccio l'esempio dello Sferisterio, ma ci potremmo divertire appunto a individuare gli altri catalizzatori. Ogni catalizzatore dovrebbe far vedere anzitutto il luogo di contesto, ma anche la sintesi, il tutto del distretto. Ogni catalizzatore sarebbe una porta di accesso allo spazio fisico e virtuale del distretto con un brand comune e un insieme coordinato di segni identitari. Si entra nel distretto passando attraverso un catalizzatore e si ha subito uno sguardo complessivo sul tutto, non solo sulle filiere. I catalizzatori non sono però solo luoghi, ma sono sistemi di interdipendenze. Qui, indico quel grande lavoro che è stato fatto attraverso lo stimolo e il patrocinio della Camera di Commercio di Macerata e della Fondazione Carima, appunto di tutta una serie di studi, azioni che si chiamano complessivamente orientamenti per una strategia di sviluppo economico della provincia di Macerata, e credo che una delle evidenze, una delle acquisizioni sia proprio quello dei sistemi di interdipendenza. Non siamo soli al mondo, ognuno di noi. Quindi ogni bene, ogni città, ogni soggetto, ogni persona fa parte di un sistema di interdipendenze. Ecco, per arrivare a alcune idee che dovrebbero certamente farci immaginare un distretto, oggi si utilizza questa espressione, smart, diciamo intelligente, 2.0, in cui questi catalizzatori vengono messi al centro di una rete fisica, ma inevitabilmente al centro di una rete virtuale, all'avanguardia, base e sintesi delle migliori tecnologie disponibili. E qui si apre un laboratorio, un cantiere enorme, perché le possibilità oggi sono davvero notevolissime. Far entrare quindi all'interno del progetto a pienissimo titolo le tecnologie ICT nel tessuto del progetto in tutte le sue fasi. Queste devono costituire occasione, strumento di qualità organizzativa, cioè non è soltanto, la possibilità di poter fare e comunicare delle cose meglio, ma è anche riuscire poi a far funzionare, a far operare meglio questi sistemi di interdipendenze. E quindi per garantire appunto maggiore efficacia, efficienza e così via. Le tecnologie, ma con i contenuti, io aggiungo, veri dell'umanesimo, con un linguaggio chiaro e comunicativo, con un'enfasi particolare sulla logica dell'esperienza. Ecco, se io dovessi fare un investimento per immaginare qualcosa che poi stimoli davvero l'interesse, penserei a una logica di esperienza. Oggi ognuno di noi è al tempo stesso un complesso consumatore di tante cose e sempre di più è importante fare le esperienze, costruirsi dei percorsi, e quindi bisogna offrire ciò che è generale insieme a ciò che è ultra specializzato. Quindi credo che questo dovrebbe essere un altro ingrediente.
e mix, enfasi quindi sulla logica dell'esperienza, dell'inclusione e della partecipazione. Secondo me l'esperienza è il terreno dell'inclusione, è il terreno della partecipazione. Forte apertura ai temi, alle domande, ai codici e ai linguaggi della contemporaneità, per stimolare nuove percezioni più ricche, diversificate e consapevoli. Per esempio collegando di più il patrimonio storico-artistico con i settori dell'industria culturale, cinema, radio, i mezzi tradizionali ma anche i nuovi, videogiochi, software, musica, libri, stampa. Dovremmo utilizzare meglio tutto questo apparato. Mi avvio verso la conclusione. Li chiamo primi orientamenti, ma non sono altro che, sottolineature. Io penso che bisogna valorizzare ciò che già esiste ed è già disponibile, come abbiamo visto non è poco. Credo che lo stimolo che viene attraverso l'idea del distretto culturale non è tanto quello di creare nuovi luoghi, nuove situazioni, ma è quello appunto di identificare quali sono catalizzatori e sistemi di interdipendenze per cercare di valorizzarli. Secondo punto, credo che in questo disegno bisognerebbe valorizzare al massimo occasioni di start-up per giovani imprenditori, esistenti o in fieri. Uscire dal cono d'ombra del provincialismo, quindi comunicare e valorizzare la contemporaneità della tradizione, noi l'abbiamo chiamato come Ateneo l'umanesimo che innova. Il bando, come sapete, parte dall'idea di un partenariato pubblico-privato, quindi è un dato acquisito. Aggiungo che per quello che riguarda l'Università di Macerata, noi vorremmo, stiamo lavorando proprio con la Fondazione Simbola per far partire dal prossimo anno un master sul management dell'economia e della cultura. Cioè pensiamo che ci sia bisogno anche di uno strumento di formazione, anche un piccolo laboratorio di appunto idee progettuali, non tanto ai fini dell'avvio del distretto culturale in quanto tale, quanto piuttosto di lavorare affinché la logica che è sottesa al distretto culturale possa trovare poi un'ulteriore capacità dinamica di sviluppo. E infine un progetto non per fare un progetto, perché lo sapete tutti benissimo, il rischio nella progettazione è che chi fa il progetto, con la fine del progetto ha terminato, ha realizzato il proprio obiettivo. Ecco, io credo che qui noi dovremmo avere invece lo stimolo per creare un progetto vero di economia della cultura che nel tempo possa offrire piste per incrementare reddito, valore aggiunto, occupazione giovanile, innescando un circolo virtuoso che regga alla prova del dopo, e quindi certamente con una forte iniezione di dimensione economica nelle logiche sottintese allo sviluppo della cultura. Ecco, io credo che a questo punto sia fondamentale che tutti i soggetti interessati presentino a loro volta idee, proposte, progetti. Quindi quella di stasera noi l'abbiamo pensata come un'occasione per avvicinare tutti coloro che astrattamente possono essere interessati a aprire un cantiere, questo è quello che vogliamo fare, naturalmente un cantiere che ha dei tempi, e quindi sapete la scadenza è quella del 21 maggio prossimo, quindi i tempi sono molto limitati. Io però penso che al di là del progetto la cosa fondamentale sia fare un vero partenariato, quindi mettere in campo
quelle azioni che servono a legare i soggetti che vogliono contribuire. Come sapete, l'avviso individua due tipi di partner, insomma chi può conferire idee, beni perché li possiede come amministratore per esempio o competenze, e chi può anche auspicabilmente aggiungere risorse economiche dal privato, da enti, perché ovviamente, come sapete, una delle condizioni di operabilità del progetto è che ci sia un sostanzioso cofinanziamento da parte di chi presenta i progetti. La regione mette a disposizione una parte, ma tutto il resto deve venire da chi pensa di poter intraprendere questa strada. Quindi noi ci permettiamo di indicare una prima modalità possibile di adesione, quindi con una scheda, raccogliere idee, istanze, proposte, e da qui partire, considerando che i tempi sono piuttosto stretti, ravvicinati, e metterci alla prova molto presto per vedere se da queste prime, li abbiamo chiamati idee progettuali, sono piuttosto una cornice all'interno della quale ci dovremmo mettere al lavoro per trovare la chiave giusta per trovare questi elementi di collegamento tra le cose che abbiamo indicato in questo spirito, in questa luce innovativa. Bene, io mi fermo qui e cedo subito la parola al Presidente della Camera di Commercio, Giuliano Bianchi.